spiaggia, nel pomeriggio sono le 3, bandiera verde, quindi fra un po' uscirò. Per il Dolphin House, siamo nella barca, ancora 45 minuti e poi si arriva. Siamo nel mercato di Tel Aviv e come tutti i paesi medio orientali quello che vedete è quello che c'è attorno. Caos indefinito. È quasi più grande di Maishiud questo. Questo è più grande di Maishiud. Ah, Madonna! Buongiorno Micio, cosa si dice qui? Shalom. Primo pranzo a Tel Aviv, zona estremamente caotica ma estremamente colorita, molto bello, ci stiamo divertendo e ora ci metteremo dentro un bel po' di roba da mangiare e una bella birra rossa israeliana. Ci siamo, eccoci qui sulla spiaggia di Tel Aviv, sembra Rimini a tutti gli effetti. Come vedete le foche spiaggiate sono anche qui a Tel Aviv, anche nell'albergo, in ogni camera ci sono un paio di racchettoni. Questa qui è una veduta del lungomare di Tel Aviv, di notte, di sera, appena calato il sole. Non è un granché, comunque
ci sta tutto. Siamo in pieno centro di vecchio di Zappa e qui si sviluppano tutti i mercati e tutta la zona, diciamo, più antica della città. Da qui poi è entrata e nata Tel Aviv. Ecco, qui c'è uno skyline praticamente da Zappa verso Tel Aviv. Marco, basta, eh? Eccoci qua nel centro pulsante e commerciale di Tel Aviv. Ora stiamo vedendo un piccolo, diciamo, una piccola, una bella, diciamo, composizione di mosaico, e i mosaici di queste vengono tutti da Ravenna, quindi un collegamento anche con la città da cui proveniamo noi praticamente. Tutto alla base di quello che vi mostro adesso. Una città in movimento. All'ingresso del Manshut, il mercato principale di Gerusalemme, che si snoda attraverso due vie parallele piene di negozi di ogni genere. È un posto a Gerusalemme dove si trova di tutto. Siamo appena entrati dalla porta di Jaffa all'interno delle mura di Gerusalemme. Chiaro che c'è un sacco di gente, benché l'ora sia abbastanza tarda, però intanto siamo entrati e ora ci immergeremo nei suoi vicoli a ricerca dei punti nevralgici di quelle che sono state la nascita delle tre religioni monoteiste più importanti del mondo. Appena entrati possiamo vedere la Torre di Davide e a sinistra l'ingresso dei vari vicoli che ci porteranno all'interno della città. Stiamo andando verso il Santo Sepolcro. È una San Marino gigante. Ecco, questo è l'ingresso della chiesa del Santo Sepolcro. C'è una bolgia e praticamente siamo in 10 ad avere la mascherina. Qui comunque è il punto, lo si può vedere in fianco all'altare, il punto del Golgota dove è stato sepolto, dove si è rimasta la croce. Infatti in estate è impossibile praticamente entrare visto l'afflusso di persone che sono qui e ci vorrebbero delle ore. La Vanne e Marco sono riusciti a entrare per via del cartellino degli enti. Siamo sempre all'interno del Santo Sepolcro. Ho appena visitato il Santo Sepolcro veramente vero e proprio, è proibito fotografare per cui non ho immagini di quello, ma è comunque un'emozione strana quello che si prova entrando lì dentro. Stiamo arrivando al muro del pianto, tra un po' arriveremo ai controlli come sempre, pieno di militari, ci stiamo avvicinando. Quello che vedete sullo sfondo è il Monte degli Ulivi, la cupola della moschea di Al-Aqsa nella spianata delle moschee, e fra un po' arriveremo al muro del pianto. Bella giornata questa qui. Sono tavoli pieni di mitragliatori, probabilmente è un giuramento che viene fatto con le nuove reclute. C'è anche un palco allestito per qualche discorso e sullo sfondo si vede benissimo il muro del pianto, che ora ci avviciniamo. Siamo nella zona del muro del pianto dedicato alla preghiera, in cui si vede tutta una cosmopolita di persone che vengono qui. Vado dentro. Qui siamo nella parte coperta del muro del pianto e anche qui ci sono le preghiere, eccetera. Ora stiamo uscendo dal Santa Sanctorum della preghiera, tra un po' mi sparano perché sto filmando, ma per il resto è stata un'esperienza strana. Manish Raya, thank you.
il tutto ha l'aria di una grande provocazione rispetto a chi è sopra il muro che c'è la spianata delle moschee. Ecco la mitica porta di Damasco, uno degli ingressi della città vecchia di Gerusalemme. Scorso dall'alto, in cui si vedono in basso la estesa sterminata delle tombe ebraiche e sullo sfondo tutte le mura vecchie di Gerusalemme. Quelle che vedete, che sembrano piccoli tasselli di mosaico, sono tutte tombe ebraiche. Ecco, siamo in mezzo al cimitero ebraico che si snoda praticamente in tutte le colline, sia dove siamo noi sia in quelle prospicienti. E qui c'è veramente un'atmosfera incredibile. Ormai abbiamo visitato non so quanti cimiteri ebraici, ma questo qui è il più imponente, anche se gli altri che abbiamo visto sia a Praga che a Cracovia sono antichissimi. Un ricordo per Lady. Siamo stati qui. Questo è l'ingresso che porta a un sotterraneo. Questo è l'interno e dietro quell'altare in fondo c'è la tomba di Maria. Oltre al traffico si sente la voce del mullah che nella moschea di Al-Aqsa sta recitando le preghiere del venerdì. Queste sono le vecchie mura di Gerusalemme. Si può dire che stiamo rivivendo il set delle crociate, ma qui le hanno fatte veramente a suo tempo. Abbiamo trovato la tomba, con l'aiuto di qualcuno, di Schindler, che è qui conservata, riconoscibile fra tutte per il numero dei sassi che vengono depositati quotidianamente sulla sua tomba. Dopo Cracovia, dopo aver visto i luoghi in cui praticamente è maturata tutta la sua storia salvando migliaia di ebrei, ora siamo alla fine, praticamente in terra ebraica, dove è conservata la sua tomba. Morto nel 1974. Siamo a Betlemme e questo qui è il muro che divide la zona palestinese da quella
israeliana. Qui ci sono tutti i murales con alcuni di maschi, di cui possiamo vederne qui un esempio con il militare che controlla l'asino. Bisogna dire che sono delle vere e proprie opere d'arte. Questo per drammatizzare quello che è la gravità e l'orribile presenza di questo muro. Ma era qua, boh? Non so mica capito. No. Questa è un'altra opera di Baxi, i due angeli che cercano di aprire il muro. Questa è un'altra opera di Baxi con l'alto valore, diciamo, simbolico. La colomba della pace col giubbotto antiproiettile, comunque preso di mira dai cecchini. Siamo qua in giro al mercato di Betlemme, molto affollato e molto colorito, tipico mercato arabo. Stiamo per salire al Monastero delle Tentazioni, siamo a Jerich in questo momento qui e aspettiamo che arrivi la teleferica per farsi salire. Ora siamo saliti con la teleferica fino a dove c'è la chiesa della Tentazione qui a mezzo livello del monte. Questo è il panorama che si gode dall'alto, un po' di foschia impedisce una visione completa, ma sullo sfondo c'è il Mar Morto e a seguire tutto quello che è cioè l'Israele, Giordania, eccetera. Pensavamo, ma alla fine ci tocca fare una bella salita a 40 gradi all'ombra. Va bene, adesso andiamo. Siamo arrivati in ingresso. E adesso ci per. Questo è l'interno del grotto. Fotografare è proibito. Stiamo cercando di rubare qualche immagine. Sto sempre cercando di registrare qualcosa rubandolo in questo posto che è incredibile, ma purtroppo. Un altro spaccato, perché dentro non si può fotografare o filmare. Quindi è qua che noi dobbiamo fare qualcosa. Comunque il posto è incredibile. Fa abbastanza impressione, io non guardo. E voilà! No, devi guardare laggiù, la depressione. L'ho già fatta. Ecco, la prendi? Sì, ma depressione per depressione. Non è che va giù così, Ivano, sei sempre in piano. Questo qui sono i resti di Hashim Palace, restaurati anche col contributo italiano, che ora ci accingiamo a visitare. Questi sono alcuni scorci. Il palazzo è risalente all'VIII secolo d.C. Quelli che vedete sono i mosaici appartenenti al vecchio palazzo, bellissimi. Si sviluppano per tutta la pavimentazione della struttura. Molto bello. San Giorgio in Cosiba, ecco qui, in mezzo al deserto di Giuda, nelle vallate che si disegnano in mezzo, ed è una cosa spettacolare. Ed ecco quello che ci si aspetterebbe facendo la discesa lungo. Questo è il monastero di San Giorgio in Cosiba, bellissimo, bellissimo anche l'ambientazione. A moment. A moment, ti lascio il pullat qui. Just a moment, only one I remember for my wife. My wife is dead and I remember. A lei gli piaceva molto il deserto e tutto quello che è stato, sono state le nostre avventure nel deserto, per cui un altro piccolo ricordo di lei lo lascio. Stamattina stiamo per andare alla spianata delle moschee. Per arrivarci c'è un camminamento che parte dal piazzale del muro del pianto. Ecco, quello che vedete è il camminamento da cui si diparte per andare alla spianata delle moschee. Ed è una contraddizione enorme vedere due simboli religiosi come questi qui letteralmente attaccati l'uno all'altro. Ok, siamo all'esterno della spianata delle moschee in attesa di entrare. C'è una lunghissima fila. Intanto possiamo vedere in alto la cupola della moschea di Al-Aqsa, che contrariamente a quella che si crede non è quella dorata ma è quella grigia lassù in alto.
Quello che vedete a destra sono i resti delle colonne, che facevano costruire un tempio, diciamo, alle origini di questo qui, e in fondo c'è la moschea di Al-Aqsa, che è il terzo sito più importante per l'Islam. È incredibile che in uno stato, in una situazione come questa qui all'interno di Gerusalemme, ci sia uno spiazzo di questo genere che ispira tranquillità e quant'altro, mentre tutto il resto è estremamente caotico e sovrapposto sia nella struttura che nei movimenti di tutto quello che succede. Qui si può vedere dentro, è socchiuso. Madame, excuse me. Ti spostano. Ed ecco. Mamma mia, c'hai paura. Dal di qua si può vedere l'ulteriore spiazzo da cui si può vedere sullo sfondo il Monte degli Ulivi. Ecco la moschea, è enorme comunque, e non c'è la dimensione di quanto sia grande guardandola dal Monte degli Ulivi, che è proprio di fronte. Questa è la cupola e sullo sfondo Gerusalemme, e di fronte c'è la Porta dei Leoni, che adesso andiamo a visitare. Questa è la Porta dei Leoni, che per il momento è murata e verrà aperta il giorno in cui arriverà il Messia, che scenderà dal Monte degli Ulivi. Di fuori c'è la scalinata che ha percorso Gesù quando è entrato in Gerusalemme. Quello che stiamo vedendo è sempre la spianata delle moschee, ed è incredibile come in una città come Gerusalemme, in cui non c'è un metro di spazio libero e di verde, posso invece ci sia una zona idilliaca, piena di ulivi e di alberi. Ecco un'altra. Sei in mezzo, cavati. Sei sempre il protagonista, eh? Sono sempre le mura di Gerusalemme dalla Porta di Giaffa. È sera, è così illuminata, fanno anche un altro effetto. La luna è piena, ne hanno viste di storia queste mura. Qualcuno si attarda per la preghiera al muro e qualcuno ha già finito. Questa è la Torre di David. Questo è l'ingresso del Museo dell'Olocausto di Gerusalemme. Fra poco ci apprestiamo a visitarlo. Siamo appena entrati nel Museo dell'Olocausto. All'ingresso c'è subito una rappresentazione di com'era la vita, come si svolgeva la vita prima dei fatti che hanno determinato l'Olocausto. Quindi gente tranquilla che si diverte e svolge la sua vita regolarmente in ogni suo aspetto. Qui c'è una sorta di cronologia di quello che stava succedendo in Germania nel 1939. Il primo settembre c'è l'invasione della Polonia e poi seguirà tutto quello che è stata la Seconda Guerra Mondiale con i suoi orrori. Qui rappresentate ci sono delle prime foto che testimoniano i primi interventi contro gli ebrei. Il museo è una sorta di racconto attraverso immagini e testimonianze descritte in modo cronologico dall'inizio alla liberazione, diciamo, da parte degli alleati, di tutto quello che è successo in Germania, in Polonia, in tutta Europa durante la persecuzione ebrea. Vediamo nel pavimento l'inizio della costruzione di una rotaia. Infatti in ogni documentario, in ogni film legato a queste avventure, a queste disavventure che sono successe, a questi mesi di guerra, c'è sempre un treno che porta degli ebrei. Ci siamo ripetuti a diversi livelli che queste cose non devono più succedere,
e puntualmente stanno riaccadendo in tutta la loro spiritualità e la loro fedeltà. Ed eccoci qui, un anno dopo, qui c'è la fotografia dell'ingresso di Auschwitz, erano qua sotto la pioggia e al freddo eravamo a visitare quel campo di concentramento. Questo è Birkenau. Entrando nella grotta in cui sono commemorati tutti i bambini uccisi dall'olocausto. Una voce in una sala buia in cui sette candele illuminano come un cielo stellato dicono il nome di tutti i bambini, l'età e la provenienza.